passiamo all'oggetto numero 7 e aggiornamenti circa la situazione dello svincolo di Promano della E45. Interroga il consigliere Bettarelli, che sarei io, e risponde l'assessore Melasecche. Quindi mi do la parola e intervengo. Faccio tutto da solo, poi vediamo la risposta. Sì, intanto è la seconda volta che torniamo su questo argomento e voglio fin da subito precisare che nel corso dell'interrogazione del 7 marzo l'assessore aveva fornito una risposta molto puntuale, molto precisa rispetto alla riapertura dello svincolo di Promano, che poi si è rivelata essere appunto puntuale e soprattutto veritiera, nel senso che aveva annunciato che lo svincolo chiuso a seguito del danneggiamento subito su un cavalcavia per il passaggio di un mezzo pesante sarebbe stato riaperto entro Pasqua, e così è stato. Quindi voglio da subito dare atto alla bontà delle parole dell'assessore, che in quell'occasione appunto aveva anticipato e illustrato quali sarebbero stati i tempi di riapertura e sono stati veritieri. Ci aveva poi detto che era in fase di realizzazione, di costruzione, il ponte, l'impalcato che avrebbe dovuto sostituire quello che poi è stato rimosso, perché quel ponte collega una trentina di famiglie circa nella zona di Col di Pozzo, insomma ci sono vari toponimi che non sto a citare tutti, più un'azienda agraria, che fra l'altro insomma 30 famiglie l'azienda che hanno anche raccolto le firme, fatto insomma alcune sollecitazioni, perché l'assenza di questo ponte appunto non rende agevole l'accesso alla residenza e ai luoghi di lavoro, costringendo i residenti a fare 7, 8, 9 chilometri in più di strada per recarsi, quindi andata più ritorno di il doppio, per recarsi presso le loro abitazioni e nei luoghi di lavoro. Quindi, per farla breve, la domanda che pongo all'assessore quindi è sapere se ci sono aggiornamenti rispetto alle tempistiche per la realizzazione dell'impalcato e poi per la messa in opera e per tutto quello che concerne anche appunto poi le varie autorizzazioni, insomma, collaudi e quant'altro, anche perché questa interrogazione tra l'altro fa seguito e concludo ad un'interrogazione che c'è stata ieri pomeriggio a Città di Castello, dove il consigliere Brunelli, che è un consigliere che risiede logisticamente in quella zona, ha proprio interrogato il comune di Città di Castello, ha risposto l'assessore Carletta ai lavori pubblici, e quindi volevo capire insomma se le versioni collimano rispetto al fatto che attraverso i propri canali il comune ha sollecitato i vari soggetti e sembrerebbe che l'ANAS abbia indicato come prossimi i tempi di ultimazione e dopo l'estate quella della posa in opera, per raggiungere poi il collaudo e tutto entro la fine dell'anno. No, io mi do la parola, quindi non parte neanche il No, comunque ho concluso. In sostanza, quindi chiedo di sapere dall'assessore quali sono le interlocuzioni con ANAS rispetto alla realizzazione, messa in opera, collaudo e quindi riapertura di quel tratto viario. Grazie. Grazie vicepresidente Bettarelli. Prego assessore Melasecche per la risposta. Con riferimento alle interrogazioni regionali in oggetto, si rappresenta che lo scorso 30 gennaio un mezzo pesante, appunto, in transito lungo la strada statale 3 bis Tiberina ha colpito un cavalcavia con la parte alta del carico, danneggiando gravemente la struttura dello svincolo di Promano. I tecnici ANAS intervenuti sul posto hanno accertato la lesione definitiva di una trave. A seguito dell'attivazione delle procedure d'urgenza per la demolizione del cavalcavia avvenuta poi in data 2 aprile 23, questa società, cioè l'ANAS, ha avviato tramite affidamento esterno le attività di indagine propedeutiche alla redazione della progettazione per i lavori di ricostruzione del cavalcavia. Al fine di ridurre le tempistiche, l'intervento sarà realizzato nell'ambito dei lavori di ripristino strutturale e miglioramento della sicurezza
di 5 cavalcavia di scavalco della strada statale 3 Tiberina tra il chilometro 110 più 6,15 e il chilometro 114 più 9,32 per un investimento complessivo di circa 4,5 milioni tramite accordo quadro già affidato. Quindi l'impresa già all'incarico deve procedere a questi 5 cavalcavia. Sto sollecitando l'ANAS perché metta promano al primo posto, tenendo conto dell'esigenza manifestata. Vediamo la risposta che mi darà successivamente l'ANAS, ma al momento, ripeto, il problema sembra avviato a soluzione. Grazie Assessore Melasecche, Vicepresidente Bettarelli per la replica. Come ho detto in premessa, ringrazio l'assessore perché su queste tematiche è sempre molto puntuale, segue le questioni e quindi l'augurio che, così come era avvenuto per la riapertura dello svincolo nei tempi previsti, anche queste sollecitazioni che l'assessore fa vadano a buon fine, consapevoli che ci sono ovviamente dei materiali, delle strutture da realizzare, ma condivido il fatto che la priorità nel momento in cui ci sono 4 milioni e mezzo e ci sono 5 cavalcavia da sistemare, condivido quindi l'approccio rispetto a cui il primo da realizzare, da mettere in opera, sia quello appunto posto in prossimità di promare. Quindi ringrazio l'assessore e lo invito, come sta già facendo, a monitorare e a sollecitare. Grazie Vicepresidente, passiamo all'oggetto numero 8, l'ultimo question time, cantieri e chiusura di gallerie lungo la strada statale 685 Tre Valli, intendimenti della Giunta al fine di sospendere lavori non urgenti e riaprire le gallerie per la stagione estiva. Prego Consigliere Bianconi. Grazie Vicepresidente. Ma ci sono decisioni che cambiano la vita delle persone e di interi territori. Condividere le problematiche che certe decisioni hanno e l'impatto che hanno su ripeto, persone e territori è un passaggio fondamentale a cui la politica dovrebbe sempre ambire nel cercare di perseguire quella cosa alta che si chiama bene comune. La viabilità è sicuramente uno di questi elementi, perché la viabilità cambia, specialmente in certi territori, la qualità della vita. In Valnerina la viabilità ormai è un incubo a intermittenza, ormai da anni, parlo da subito dopo il sisma. Parliamo di un coprifuoco che ha accompagnato tutto l'inverno e che è arrivato ormai alle porte dell'estate, rispetto al quale le due gallerie più importanti di collegamento, quello che collega la Valnerina, parlo della Valnerina del cratere, dell'area interna, all'Umbria, a Roma, a Firenze e a Napoli, veniva chiusa alle 10 di sera. E poi c'è l'altra grande porta della Valnerina, che è quella verso l'Adriatico, Ascoli, San Benedetto, la Puglia, il nord, che veniva e viene chiusa alle 8 di sera. Quindi significa andare in un isolamento e in un coprifuoco quasi da dopoguerra. Questo ha un impatto micidiale sui giovani che sono costretti a non andare o a non rientrare in questi territori o a vivere questi territori se sono di altri territori. Ha un impatto devastante sulle famiglie che non riescono a pianificare la loro quotidianità, come andare magari una sera a cena fuori dal proprio territorio senza passare per valichi che a volte sono impegnativi, dove la segnaletica non è sempre di alta qualità e dove in alcune situazioni, in più tratti, non c'è neanche il segnale telefonico. È bellissimo nei momenti di bel tempo, può essere drammatico nella brutta stagione o nel brutto tempo. Questo ha un impatto incredibile anche su un'economia fragile, lo sappiamo tutti, la conosciamo tutti, bombardata ormai dal sisma, poi dal Covid, e questa economia fragile si vede
tra virgolette, strappare 5 o 6 ore di potenzialità commerciale che vengono meno perché le attività di somministrazione ed altre perdono appunto i visitatori, quei pochi turisti che si avventurano verso questi territori. Al tema gallerie, poi invito qualcuno, se vuole vivere un'esperienza emozionante, concluda, consigliere, a fare il tratto che va verso Ascoli e Norcia, dove ci sono più di 7 semafori, alcuni di 12 minuti di permanenza. Quindi la situazione è decisamente complessa. Ho appreso che l'assessore Melasecche qualche giorno fa è riuscito ad anticipare la riapertura della galleria di Forca di Cerro, che è una grande boccata di ossigeno, perché almeno abbiamo un luogo verso il quale poter interagire. Il tema però, assessore, che le chiedo è riuscire a fornire un quadro, una visione che vada oltre i 15 giorni, perché per poter pianificare, decidere, scegliere della propria vita, di investimenti da fare, da non fare o da rinviare, di bilanci che possono essere per certi versi, concluda, consigliere, la prego. Vado a concludere, che possono essere o non essere beneficiari di flussi economici, che ci possono essere o non essere in base alle viabilità, servono risposte chiare. Quindi sapere se la galleria Forca di Cerro, se e quando sarà richiusa e con quali modalità, in autunno o mai più, è un elemento fondamentale. Sapere se su quel tratto tra la Valnerina interna e il resto dell'Umbria ci saranno altri lavori che condizioneranno la viabilità, è necessario saperlo per queste comunità, ed idem dall'altra parte. Credo che sia necessario, assessore, fin da subito un suo intervento affinché la galleria che ci collega verso l'Adriatico possa, se possibile, essere riaperta totalmente per tutto il periodo estivo, almeno fino al 15 di settembre. Se questo non può avvenire, che l'orario di chiusura sia infrasettimanalmente, almeno fino alle 23, e con apertura nei fine settimana totale. Questo è il minimo, per poi andare, quando si andrà più avanti, nell'autunno, nell'inverno, ad avere una chiusura che non sia alle 8 di sera, ma che sia almeno alle 11. Questa è la necessità di allungare la visione. Grazie, assessore, per la sua risposta. Prego. Come vedi, siamo talmente veloci che abbiamo riaperto la galleria Forca di Cerro prima ancora che lei facesse l'interrogazione, o meglio, ma era già programmata, per cui ormai già da qualche giorno è riaperta in notturna. Comunque, battute a parte, è stata riaperta in effetti 15 giorni in anticipo rispetto alle previsioni, con un piccolo problema, ma è molto relativo, perché concorderemo con ANAS quando quelle 2 settimane circa dovremo richiuderla di notte, e questo avverrà in novembre, in dicembre, quando la stagione turistica sarà ampiamente ormai chiusa, e quindi non ci saranno problemi di sorta. Le ricordo che l'intera Valnerina, indubbiamente, come lei ben sa, ha una situazione montuosa tale per cui il tema stradale è fondamentale, ma per questa ragione questa giunta sta facendo quello che non ha mai fatto nessun altro. Primo, stiamo affrontando sulla 685 due interventi per migliorare la viabilità e velocizzare, fluidificare il traffico. Terzo intervento, lo ricordo, chiesto dal sindaco di Cascia, stiamo intervenendo sul bivio di Serravalle per fluidificare completamente, per evitare che autotreni, autobus vadano a collimare prima della curva e per evitare che gli autobus non riescano a girare
per salire verso Cascia e le zone limitrofe. Sta partendo da qui a pochi mesi ormai, è certo, il primo stralcio della Tre Valli, Baiano-Firenzuola. Abbiamo ottenuto con una fatica enorme autorizzazioni, Ministero dell'Ambiente, eccetera, eccetera. Quindi ormai finanziato anche la parte relativa al maggior costo dell'opera. Siamo a circa 110 milioni, ma non è finito. Stiamo combattendo letteralmente in questo momento, perché avendo finalmente ottenuto il progetto definitivo del secondo stralcio Firenzuola-Acquasparta, praticamente siamo ormai prossimi alla richiesta del finanziamento. Finanziamento che, essendo così ingente, parliamo di 520 milioni, lei capisce che è uno, però io basta che parlo con tutti quelli che abitano in Valnerina e parlare di questa ipotesi, vedo, non dico le lacrime agli occhi, ma quasi, perché per loro vuol dire poter andare verso la E45, il Tirreno, il porto di Civitavecchia, Roma, con tutto quello che vuol dire, in molti minuti di meno, con una fluidità enorme, e quindi cambierà la vita veramente di tutte le popolazioni. Questo è quello che stiamo facendo. Ora io cerco di lavorare, ma che addirittura vada a diciamo ad influenzare l'ANAS delle Marche, questo mi sembra un po' eccessivo, e mi riferisco all'Adriatico di cui parla lei. Quindi sinceramente non è competenza della Regione Umbria. Potrò provare adesso tramite, diciamo, ma senza un impegno preciso, perché non è nelle mie competenze. Però ripeto, tenteremo di vedere anche la galleria verso Ascoli, per vedere come è possibile, diciamo, chiudere questa vicenda in notturna per lavori analoghi che stanno facendo. Nel complesso, la situazione, devo dire, sta dando prospettive importantissime, credo attese da veramente da decenni. Io mi auguro che da qui a un mese e mezzo massimo, il tema dei temi, secondo stralcio, Firenzuola, Baiano, possa avere una risposta importante e definitiva, su cui al momento, ripeto, stiamo lavorando. Per il resto mi sembra che la situazione sia veramente interessante. Grazie. Consigliere Bianconi, mi scuso per prima, le concedo per la replica, prego. Grazie Presidente. Intanto ringrazio l'assessore Melasecchi per aver rappresentato quella che è una pianificazione, una programmazione importante, che migliorerà la viabilità nella parte sud della nostra regione. Nel rispondere alla sua battuta, mi compiaccio che è bastata depositare l'interrogazione il 1 giugno per vedere il 10 giugno riaprire la galleria di Forca di Cerro. Quindi sempre su questo spirito positivo, meglio così, su questo spirito positivo le chiederei due cose magari. La prima, se si potesse organizzare un incontro insieme al suo collega assessore che si occupa di infrastrutture e viabilità delle Marche, con le associazioni di categoria, i sindaci e gli stakeholder, per riaffrontare il tema della galleria di Forche Canapine e cercare insieme delle modalità che non facciano morire l'economia a cavallo dell'Appennino. Credo che lei abbia l'autorità per poter fare questa cosa e il buon senso per cercare insieme a tutti gli stakeholder la soluzione più opportuna. Sono contento dello svincolo di Serravalle, uno svincolo del quale abbiamo parlato anche a Norcia in occasione delle riunioni del Rotary e in altri appuntamenti, e è un altro passo in avanti. Mi raccomando, nella programmazione di nuovi interventi in Valnerina,
che ci sia un momento di confronto nel pianificare quando e come, perché la popolazione è allo stremo, l'economia è in difficoltà, venire in questi territori turisticamente parlando non è semplice come prima perché sono diminuiti gli attrattori, non deve essere impossibile dal punto di vista della viabilità, se no diventa veramente difficile continuare a vivere e a fare economia lì. Grazie.